nozze d'argento per pedalare. Sì, nozze d'argento, 25 anni, sembrava una cosa impossibile da continuare, da realizzare. Invece negli anni, grazie all'apporto dell'amministrazione comunale, delle associazioni, di Soccorso Amico, dei radioamatori, di tante persone che si sono associate e quindi ci hanno dato la possibilità di continuare in questo percorso, siamo riusciti ad arrivare alla 25esima edizione. Speriamo di continuare, come dicevo prima, di crescere, di fare qualche cosa di più importante. Ecco, c'è anche un momento di solidarietà in tutto ciò. Sì, infatti quest'anno abbiamo dato un po' di spazio all'associazione, al giornalino Paperboy, proprio per dare la possibilità a questi ragazzi di stare insieme a noi domenica. E poi, una volta fatto il resoconto delle spese, che sono tante, cercheremo di dare anche un aiuto sostanziale a queste associazioni. Tutelare l'ambiente, assicurare ai cittadini un buon momento di sport. Un buon momento per riappropriarsi della propria città. Non c'è oltre lo sport in questa vicenda, c'è l'ambiente, c'è casa nostra, ci sono le cose nostre, c'è il rapporto di appartenenza tra il salernitano e la città, c'è la possibilità di riscoprire degli angoli che casomai correndo in auto la mattina e la sera o figli dello stress quotidiano non riusciamo neanche insomma, a identificare. Invece così facendo abbiamo la possibilità di andare a cadenzare anche un po' il giro per la città, guardarci intorno, apprezzare cose, luoghi, anche persone, insomma, è anche il momento per fare quattro chiacchiere in maniera attenta con l'amico di bici o per fare una considerazione, è una bella manifestazione, è una manifestazione della città, ormai entrata dentro.